Savarona, io mi riavvicino al nostro Alessandro Di Battista, che vedo molto tranquillo e rilassato. Si vede che non deve più star lì a fare collegi, liste, cose. Se la prende comoda. Il povero Di Maio l'altro giorno era alle prese con infiniti problemi. Beh, Luigi si è preso una grande responsabilità, io sono contento se la sia presa, è all'altezza, io anche me la prendo perché continuo a fare politica, però al di fuori del palazzo, perché la poltrona non mi ha mai molto affascinato. Senta, ha parlato con Beppe Piazza, un operaio di Whirlpool, sì, che era qui con noi e che ci ha raccontato questa storia incredibile, perché lui è andato a formare i suoi colleghi che poi in Slovacchia, che poi gli hanno sostanzialmente rubato il lavoro. Che si può fare? Ce ne sono tantissime poi di storie del genere. Io prima ho parlato con questo signore che mi ha chiesto, speriamo che qualcuno possa fare qualcosa. Allora, da un lato ci sono imprenditori che non ce la fanno a pagare le tasse. Se non sbaglio, oggi è uscito fuori un dato del CGA della CGA di Mestre, insomma, si lavora 171 giorni soltanto per pagare le tasse, esattamente come l'anno scorso, per cui chi si vanta di aver abbassato le tasse semplicemente sta mentendo. Quindi da un lato, per far sì che non ci sia delocalizzazione, appunto fuga delle imprese italiane, l'unica soluzione è l'abbassamento del carico fiscale. Si può fare in tanti modi. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo individuato il taglio di molti sprechi che ci sono, non soltanto i costi della politica, ma una serie anche di strutture amministrative obsolete, e poi chiaramente aggredire la corruzione. In questa campagna elettorale soltanto noi parliamo di legge anticorruzione, perché PD e Forza Italia non ne parlano, poi ognuno si fa una domanda e si dà una risposta. Allora, per quanto invece riguarda le imprese che delocalizzano, abbiamo fatto una proposta. Le imprese che appunto vanno all'estero a produrre e hanno in precedenza ottenuto dei contributi, dei finanziamenti statali, sono obbligati, se vanno all'estero, a restituirli tutti al popolo italiano. È la stessa della sinistra, di Liberi Uguali, c'era appena detto Arturo Scotti. Però, onestamente, questo partito, comunque sì, comunque i personaggi che ora fanno parte di questo partito sono entrati nel 2013 insieme al Partito Democratico, alcuni, altri con Sell, che era alleato col Partito Democratico, perché mentre io li sento dire da tanti anni le stesse cose, e in campagna elettorale ci dicono come intendono risolvere ciò che non sono mai riusciti a risolvere allora, quando hanno governato il paese. Mi piace molto sapere anche cosa pensa Di Battista delle alleanze possibili dopo, certo, il voto, però prima, dato che lei è alla fine di un percorso, perché non si ricandida le prossime elezioni, abbiamo fatto una sorta di the best of, il meglio di Di Battista nell'aula parlamentare. Guardate. Arriva? Di Battista è qui, Alessandro è qui, è del Movimento dei Grilli. Noi del Movimento 5 Stelle siamo arrivati in quest'aula parlamentare per specifica, libera e unica volontà del popolo italiano. I cittadini italiani che evidentemente non vengono ascoltati, e quindi come gli operai salgono sui tetti per farsi ascoltare, altrimenti nessuno li ascolta, quindi noi dobbiamo fare la stessa cosa. Non ce l'ho i tortolini, me le sono tolte con Bersani. Bersani finito, è una casa. Noi Rosa Capuozzo, appunto il sindaco di Quarto, abbiamo deciso oggi di espellere dal Movimento 5 Stelle. Ma lei si affaccia qui alla Camera o quando ci sono i minuti di raccoglimento per le tragedie o per l'istituzione delle giornate nazionali in memoria delle vittime dell'immigrazione? Onorevole Di Battista, la richiamo all'ordine, lei non può parlare adesso. Ogni giorno c'è un esponente del PD che si alza e sa che dovrà correre più veloce di una gazzella. E la gazzella chiaramente è una gazzella dei carabinieri. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Perché è un arrogante, perché sta sui coglioni a tutti, probabilmente anche a se stesso. Onorevole Di Battista, esca da quest'aula. C'è Alfano che cerca una sistemazione in ogni situazione. Occhio che vi citofono a casa e dice, ci avete una poltrona per me? Grande! Grande! Uno di noi, grande! Noi siamo qua perché siete tutti! Va bene, va bene. Questo molto probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura. Allora, nessun rimpianto, sempre certo di non voler tornare in Parlamento al prossimo giro? Mi sono impegnato tantissimo. Il giorno in cui la Boldrini appunto mi ha espulso dall'aula, il giorno in cui io stavo combattendo per il taglio dei vitalizi, la Boldrini disse non si possono tagliare ora qui alla Camera perché già c'è la legge incardinata al Senato per il taglio dei vitalizi di tutti gli ex parlamentari. Io dissi, come si può lei prendere la responsabilità su una legge appunto che magari non passerà in Senato?
e quella legge in Senato non soltanto non è passata, ma non è mai stata messa in votazione. Per cui avevo ragione io in quel caso e sono stato espulso dall'aula, ma evidentemente sono medaglie al valore. Mi dica la cosa di cui è più fiero di questi 5 anni e invece l'errore più grave che ha fatto, che ne avrà fatto sicuro, dato che è la prima volta. Assolutamente. E la cosa della quale vado maggiormente fiero è stato l'impegno sul referendum costituzionale. Prima sentivo l'esponente del Partito Democratico dire che la responsabilità delle problematiche lavorative in Italia sta nel fatto che il referendum sia stato bocciato, cioè se hanno massacrato il lavoro è colpa della Costituzione che tutela il lavoro, è una roba per me veramente inaccettabile. Io mi impegnai molto e iniziai a occuparmi di quel referendum in una fase in cui si credeva che quasi fosse impossibile vincere, invece l'abbiamo stravinto. Ma l'errore magari all'inizio, io pensavo in maniera forse esagerata che in Parlamento ci fossero soltanto ladri. Qualche mariuolo c'è, ne sono stati arrestati 2 in questa legislatura, uno di centrodestra e uno di centrosinistra. Uno tra l'altro era nel Partito Democratico arrestato, ora sta in Forza Italia e è riuscito a fare eleggere il figlio in Sicilia. Però quello che ho capito è che il problema non è soltanto la disonestà, e ci sono politici onesti in tutti i partiti politici. Per bene, assolutamente sì. Il dramma è il politico per bene che, pur di mantenere quel posto di lavoro a 14.000 euro al mese, accetta di stare di fianco ad un politico non per bene. Questa si chiama disonestà intellettuale, forse addirittura più pericolosa della disonestà tout court. Andiamo al gioco. Come lei sa, qui le interviste le facciamo attraverso delle foto. Sono 4 fotografie. Sceglie quella che preferisce. La scatoletta di tonno. Scatoletta di tonno, ah, sì. L'avevate evocata voi, la scatoletta di tonno era un'immagine molto forte, diceste che volevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, l'avete fatto sì. Secondo lei? Io credo che nessuno, magari in questo studio, non so, eravate a conoscenza del fatto che c'era prima una norma che, attraverso la quale si pagavano i biglietti del treno per tutta la vita agli ex parlamentari? Agli ex, non ai parlamentari. Ecco, noi l'abbiamo scoperto entrando, perché prima non lo sapevamo. Noi lo sapevamo perché grazie al Movimento spesso. 5 Stelle e ad aver combattuto 5 anni, questa norma è stata cancellata. Quindi oggi i cittadini italiani non pagano più i biglietti del treno o i biglietti aerei agli ex parlamentari. Questo è stato un piccolo esempio appunto della scatoletta di tonno. Senta, aperta e di pulizia all'interno dell'istituzione. Ho capito che non erano tutti ladri, ed è vero, c'ha ragione, insomma era stata un'entrata un po' diciamo pregiudiziale quella vostra. Mi dica il nome di un parlamentare che l'ha sorpresa in positivo in questi anni. Ma per esempio io spesso cito un parlamentare di Forza Italia che lavora tanto, che si chiama Rocco Palese, lavora tanto, poi mi auguro però che non venga eletto perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino e che credo si candiderà. Una regione dove anche noi abbiamo in nominale un avversario, diciamo un suo avversario, è una persona che ha lavorato tanto, io ne ho conosciuti tanti di parlamentari. Le dico, Mirta, che molte delle persone molto per bene, oneste, che ho conosciuto in Parlamento, non in TV ma magari nei corridoi, mi dicevano speriamo che questa vostra legge possa passare perché è utile per i cittadini, però poi magari non la votavano perché l'ordine del loro partito era votare contro una proposta del 5 Stelle. Questa non è democrazia, questo significa affossare i diritti degli italiani. Qui sulla 7 Silvio Berlusconi ha detto una frase che mi ha molto colpito. A me i politici di professione mi fanno schifo, ha detto Berlusconi. La pensate un po' nello stesso modo? Berlusconi è in politica dal 1994 e dice oggi quel che già diceva nel 1994, quindi la domanda è per quale motivo non ha fatto quel che oggi promette. Non ha cambiato idea, è rimasto coerente. E va di pari passo, va di fianco come alleato con Salvini, che è uno che è in politica dal 1993, da un anno prima di Berlusconi. Nel 93 venne eletto consigliere comunale per la prima volta, io ero al liceo scientifico Farnesina, quando Salvini già di fatto faceva politica, per cui se è contrario, dice di essere contrario ai politici di professione, si guardasse dentro il proprio partito, non nel 5 Stelle, che come vedete io sto facendo campagne elettorali, mi sto impegnando tantissimo e girerò tutta l'Italia, tra l'altro andrò in tour in camper anche ad Arcore, a Rignano sull'Arno e a Laterina, nei luoghi non soltanto di Berlusconi. Sono tre tappe casuali, sì, Rignano, assolutamente Laterina casuali. E Arcore, ho capito. E lo sto facendo, Mirta, da non candidato, per cui io penso di essere l'esempio che nel 5 Stelle contano più le proposte, le soluzioni ai problemi dei cittadini, quelle che i partiti non hanno mai risolto, piuttosto che le candidature. Io quando lei decise di non candidarsi, parlando anche di suo figlio, dissi qui pubblicamente che mi piaceva molto questa idea, mi piaceva molto che un uomo dicesse voglio vivermi, lo fanno spesso le donne questa scelta, certo. Gli uomini non le fanno mai, che mi sembrava un messaggio culturale importante. Fui sommersa dalle risate sostanzialmente perché mi dissero ma come non hai capito, vuole stare un giro tranquillo a casa perché dato che questa legislatura dura poco, lui è pronto a fare il candidato premier al posto di Di Maio al prossimo giro. Ma dove sta scritto che durerà poco questa legislatura? Io mi auguro che durerà 5 anni. Che bella complicata la partita. Si ricorda che anche nel 2013 dissero che quella legislatura, la passata, sarebbe appunto durata pochissimo e poi è durata 5 anni.
Cioè, in questo paese così strano fa scandalo che un parlamentare, con il posto assicurato, perché io non lo dico senza falsa modestia, sarei stato eletto al 100%, appunto abbia rinunciato ad una poltrona per seguire quello che è il mio sogno, tornare al mio lavoro, occuparmi della mia famiglia. E lei di fare il sindaco di Roma, no. Nel futuro la solletica un po'? No, non mi candiderò mai a sindaco di Roma. Mai? Ha detto, hai registrato? Detto, tutto quello che ho detto. Sì, sì, avete anche registrato, se non sbaglio, lei qui aveva Carbone, uno del PD, che come la Boschi e Renzi, disse proprio nel suo studio, no? Sì. Lasceremo tutti la politica in caso di referendum, di sconfitta referendum, e stanno tutti qua a pontificare e attaccare il 5 Stelle. Loro non l'hanno fatto. E questa significa, Mirta, coerenza zero, quindi inaffidabilità allora, totale. Mi scelga un'altra foto. La Lorenzin, voglio parlare di vaccini naturalmente, parlando della Lorenzin, perché ha fatto lei questo decreto per obbligare gli italiani a vaccinare su 10 vaccini i propri figli. Allora, lei ha postato su Facebook un video di grande lamentela su questo tema, anche personale, parlando proprio di suo figlio. Vediamone un pezzettino, così poi ne parliamo. Stamattina siamo venuti a fare i primi vaccini appunto al nostro figlio, però dovete vedere la situazione veramente da terzo mondo, è sconvolgente. Poi la Lorenzin si permette di attaccare i 5 Stelle, questi hanno sventrato la sanità, gli hanno tolto quattrini. Allora, l'ASL le ha risposto, se ho capito bene l'hanno richiamata per fare il vaccino. Io le do la mia parola d'onore, io sono andato a fare il vaccino e mi hanno detto che quel giorno non me lo potevano fare e mi hanno mandato via. E poi sono andato in un'altra ASL a Labaro e lì ho vaccinato mio figlio. Questo è avvenuto. Se poi i cittadini non vogliono credere a me, amen, penso che almeno crederanno a una denuncia che ha fatto Signorelli, se non sbaglio, il past presidente della società di igiene, che ha dichiarato i centri di vaccinazione sono in tilt. Allora a me non sta bene che facciano campagne elettorali spunto sui vaccini, lo fa Renzi dicendo i 5 Stelle contro i vaccini, sono andato a vaccinare mio figlio. Esatto, allora io questo volevo dirle. Naturalmente, cosa dite voi? Voi dite 4 vaccini sono obbligatori, gli altri sono le raccomandazioni, perché non c'è bisogno di rendere tutti obbligatori. Ma perché sono stati resi obbligatori? Perché in realtà in questo paese sono molto diminuite le percentuali. Il caso del morbillo è l'87%, come lei sa, il 95% crea l'effetto gregge. Allora io le dico una cosa, non vuol fare anche un po' di mea culpa sul prima? No. Perché il prima è che molti nel Movimento 5 Stelle hanno messo in discussione i vaccini con tanti argomenti. Le multinazionali, questo non crea un pericolo noi reale? Noi abbiamo della votato salute. Contro, questa, bisogna spiegarla bene perché è un tema molto importante, contro il decreto Lorenzin, non perché abbiamo messo in dubbio l'utilità dei vaccini, e io sono la dimostrazione, tant'è vero sono andato a vaccinare mio figlio. La settimana scorsa è uscito un editoriale in una delle principali riviste scientifiche del mondo, forse la più prestigiosa, che si chiama Nature, che dice questo editoriale che per raggiungere la massima copertura vaccinale, questo deve essere l'obiettivo, no? Per debellare delle malattie, si possono intraprendere strade diverse. C'è chi ritiene che con l'obbligatorietà, con la coercizione, si possa raggiungere questo obiettivo e chi ritiene che con una politica di accompagnamento, che evidentemente non è stata fatta in questi anni perché hanno sventrato il sistema sanitario, e di informazione, di rassicurazione appunto nei confronti dei genitori, questo obiettivo si possa raggiungere. Vede che è del tutto diverso la posizione, io spero di averla spiegata con chiarezza. No, ma io questa posizione capisco. Che uno può essere d'accordo. Una domanda diversa, io le dicevo, non avete forse cavalcato un po' troppo nel passato, no, negli ultimi 6 mesi? Abbiamo sempre detto questo. I movimenti Novax. Noi abbiamo sempre detto questo, poi questa mia posizione, che spero sia lineare appunto, come raggiungere la copertura vaccinale, secondo noi non si ottiene con la coercizione, con l'obbligo rispetto a questi nuovi vaccini, questa posizione è stata cavalcata da Renzi, il quale ha detto in giro che noi appunto eravamo contro i vaccini. Come me lo spettacolo di Grillo del 2008 parlava di metalli, 98 pardon, parlava di metalli pesanti. Mirta, io voglio essere giudicato per la mia attività parlamentare, per l'attività parlamentare 5 Stelle, non per una battuta che ha fatto Grillo nel 1998, perché io nel 1998 neanche esisteva il Movimento 5 Stelle. Questa è la posizione ufficiale del Movimento. E chi dice che siamo contro i vaccini è falso e mente di fronte agli italiani per spaventarli. Che PD e Forza Italia abbiano paura del 5 Stelle è normale, per me è anche giusto, allora, che abbiano paura di noi, perché qualora dovessimo governare gli tagliamo i vitalizi in 24 ore e di questo hanno paura. Restano 2 foto, 20 e Di Maio. Pubblicità, nel frattempo Di Battista ci pensa, facciamo le ultime 2 domande. Allora, siamo con Alessandro Di Battista, ultime 2 foto, Di Maio 20. Cerco Luigi. Luigi, allora, l'altro giorno qui da me ha detto che lui, il momento in cui
insomma, il 5 di marzo, chiederà sui 20 punti del programma a chi ci sta di allearsi. Grillo ha detto siamo come il panda che mangia la carne cruda. Non ho capito bene, le alleanze si fanno o non si fanno? Una cosa sono le alleanze come vengono intese, ahimè, da parte di tutti i cittadini, cioè accozzaglie di partiti politici, magari uno diverso dall'altro, che fanno un cartello elettorale non per risolvere un problema, ma per prendere voti. Esempio? Gli ex comunisti che candidano Casini a Bologna con il Partito Democratico, cioè una roba assurda, oppure la Lega insieme a Lady Mastella, probabilmente la moglie di Mastella si candiderà in coalizione con il centrodestra, qualcosa che ai cittadini precedenti è insopportabile. Noi andiamo da soli perché non vogliamo nessun tipo di ricatto nella costruzione del nostro programma, andiamo da soli e diciamo ai cittadini. Da una parte c'è il 5 Stelle che va da solo, poi valutate voi. Dall'altra parte già c'è in mente un'idea di formare un governo Gentiloni bis insieme al PD, Forza Italia, parte di Liberi Uguali e parte della Lega, altrimenti Maroni non si sarebbe sganciato. Quella è la loro logica. Noi vogliamo riuscire ad ottenere l'incarico di governo. Qualora ce lo dovessimo avere, non alleanze. Si va in Parlamento come vuole la Costituzione e diciamo a tutti i parlamentari. Noi intendiamo abbassare le tasse, fare una vera legge anticorruzione, abolire i vitalisti. Chi ci sta? Io li voglio vedere i politici degli altri partiti che magari hanno fatto campagna elettorale oggi e la stanno facendo dicendo vogliamo abolire i vitalizi, vogliamo alzare le pensioni minime, vogliamo combattere la corruzione, dire no alle proposte del 5 Stelle. Preferirebbe avere Liberi Uguali come alleati che la Lega, lei, per la sua storia, io è vero che io in vita mia ho sempre prima del 5 Stelle votato a sinistra. Però ho anche scoperto in Parlamento l'ipocrisia oscena di questa falsa sinistra. Io non ragiono più, Mirta, di destra e sinistra. Questo è un paese in cui il centrodestra, i liberali, hanno creato Equitalia, che ha massacrato le imprese, e il centrosinistra, gli ex comunisti, quelli di Berlinguer, hanno abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Non ha più senso allora, parlare di destra e sinistra. Allora, sono le 20 proposte del vostro programma, ne abbiamo messe in fila un po' e io ho fatto un po' di conti. Cioè, giornalista economica nella mia vita precedente, ho fatto un po' di conti. Meno tasse, parliamo di 15-17 miliardi l'anno. Le pensioni minime a 180 euro, parliamo di 14-15 miliardi l'anno. Reddito di cittadinanza, secondo tutti, siamo a 15-20 miliardi l'anno. Superamento della legge Fornero, stima prudente per difetto, parliamo di 20 miliardi l'anno. Insomma, mi fermo qua, ma sono tanti soldi. Però vorrei spiegare una cosa. Bisogna capire che una buona legge all'inizio costa, ma poi fa risparmiare. Per esempio, assumere 10.000 persone all'interno delle forze dell'ordine, certo che ha un costo, ma poi più le forze dell'ordine lavorano, più magari sono in grado di scoprire reati legati alla corruzione e più i cittadini risparmiano. Però guardi che l'hanno messo lì i miei autori, il debito pubblico italiano, perfetto. Deve fare i conti con quello, certo. Lei. Ah, questo è bellissimo, perché sono 10 anni che ci dicono che occorrono fare delle politiche di taglio di austerity, perché ce lo chiede l'Europa, perché bisogna abbattere il debito pubblico. Sono 10 anni che fanno delle politiche di tagli e di austerity, perché ce lo dice l'Europa, e il debito pubblico è aumentato. E allora c'è qualcosa che non va, allora, in tutto questo. Allora, devo andare in pubblicità, però Di Battista deve tornare perché abbiamo altre domande. Le faccio un bel collegamento da Rignano quasi la prossima volta. Che sì, dici? Io credo che tra oggi e domani pubblicherò tutte le tappe. E se non erro starò a Laterina, quindi nella città non soltanto della Boschi, ma di tanti risparmiatori truffati dalle scelte del PD, il primo di marzo, quindi il giorno prima della chiusura della campagna elettorale. Quindi invito tutti i cittadini che vogliono vedersi tutelati i risparmi a venire con me. Pubblicità, torniamo domani mattina come sempre da voi, adesso di Milan TG. Grazie.